la luce dell'abside principale che illumina l'aula liturgica, la serie austera degli archi che disegna la navata centrale, sui fianchi le cappelle gentilizie fra cui spicca quella dei silos sersale fra le cui vertiginose decorazioni barocche è incastonata una nascita della Vergine di Nicola Gliri, fino a quando lo sguardo si perde verso l'alto nella volta riccamente affrescata da Carlo Rosa, già autore degli affreschi sulle volte di due delle più importanti chiese pugliesi, San Nicola di Bari e la Cattedrale di Lecce. È un tripudio di colori e forme seicentesche la ritrovata chiesa di San Gaetano a Bitonto, restituita al culto dopo il lungo restauro che l'ha tenuta nascosta agli occhi di cittadini e turisti per quasi 10 anni. In realtà la ripresa vera e propria dell'attività liturgica avverrà fra qualche settimana dopo la visita dell'arcivescovo Monsignor Francesco Cacucci per esaminare i lavori di restauro interno appena conclusi, ma il recupero dell'edificio sacro, già contrassegnato da numerosi contrattempi burocratici, non è ancora del tutto terminato, come spiega il sindaco di Bitonto Michele Baticchio, in ogni caso felice di aver ritrovato questo ulteriore gioiello incastonato nel diadema di Piazza Cavour. È un restauro frutto di tante richieste di finanziamento, di diversi lotti finanziari che prima si sono concentrati sulla parte esterna ancora da completare nell'ultima facciata e poi soprattutto sulla parte più importante che è stato il restauro conservativo degli interni della chiesa, che poi hanno svelato dei favolosi dipinti di Carlo Rosa e comunque una struttura architettonica di pregio inestimabile. Manca una facciata, manca anche la parte esterna che si può vedere in video, legata al completamento della pavimentazione di Piazza Cavour, che all'epoca non fu completata proprio perché c'era il cantiere gestito dalla sovrintendenza, ricordiamo, in corso, che continuerà a essere gestito dalla sovrintendenza direttamente, che ne cura la progettazione, la direzione e poi quindi anche la gestione dei lavori. Per il momento il primo passo è stato compiuto, il ritorno della sacra immagine di San Giuseppe nella sua casa ufficiale, dove potrà essere ammirata insieme a tutto l'edificio liturgico da bitontini e turisti. Piazza Cavour è importante perché è il biglietto da visita del centro antico di Bitonto, e con Piazza Cavour che il centro antico mostra quelle sue potenzialità e poi invita a seguire tutti i percorsi che già conosciamo e che cominciano a conoscere i turisti che provengono da ogni parte d'Europa e del mondo in generale. È importante anche perché il comune con varie amministrazioni è sempre stato vicino a questo restauro, soprattutto richiedendo e supportando la parte finanziaria attraverso la Regione Puglia. Pertanto credo che sia una vittoria di tutti, ma lo dico in tono molto pacato, perché questo è il momento in cui i cittadini devono tornare a riappropriarsi di un patrimonio storico e architettonico inestimabile, ed è giusto che la voce dei protagonisti siano proprio loro.